Così ci dice, è stata presentata questa cosa, mettiamo a finire, proviamo qui se poi mettiamo per la sua. Consigliere. Consigliere, lei sa come fare una richiesta, dopo mettiamo a votare tutto quello che le viene opportuno di votare. Così il consigliere della regione, insieme dopo una sospensione, si è deciso di fare un deliberato. Questo deliberato deve essere integrato per votare. Ma lei non può cambiare cortesemente. No, non sto cambiando il deliberato. Ma non può decidere lei cosa votare prima e cosa votare dopo. Consigliere della ragione, mi consente. Io ritengo che la mia fisica devo votare prima questo, devo votare prima questo, perché per me è propedeutico con questo documento, per poi andare a votare quell'altro, quello che sto. Io mi sto dicendo di votare per lei, ma e poi di modifica di legislazione l'ha fatto sia la Romana Nobiliana, l'ha fatto il Tico Giacomo, è stato il primo intervento di consiglio sulla corte, dopo di tutto sbaglio. Vero? E lui ha chiesto delle modifiche. È pure io. E sono successive, però non è che possiamo sempre comunque colpire il consiglio comunale sul tema. No, ma non è successo. Ma è deliberazione. Con la mente, ma è stata una di deliberazione. Che io chi di votare prima, perché a mio avviso è propedeutico, perché quando lei dice il fatto quando lei dice il fatto dei politici, ad esempio, no, è ovvio che non dica la procura a parte nei casi dei consiglieri comunali fanno tutto. Io do questa notte va mandata anche al governo affinché preveda delle disposizioni tali perché la procura mette in applicazione le leggi che sono fatte dal Parlamento. Io propongo il Parlamento faccio questo tipo di leggi. Individuati responsabili, facendo pagare quindi politici, appartenendo ormai a tutti gli speculativi. Non so domandare una cosa. Scusa. Ma lo ha attrezzato, ma come? Posso. Cioè si sta discutendo. Posso dire una cosa? Dico, prima parlando durante la sospensione. C'è tutta la volontà da parte nostra nel discutere di questo voto deliberato, però credo che stasera sia giusto uscire con un deliberato unico, unanime, in modo da dare più forza alla città e al Consiglio Comunale di fare delle richieste. Fermo restando che c'è tutta la volontà, dal momento che c'è anche la proposta di istituire un Consiglio Comunale permanente che vada a ragguagliare degli altri, il prossimo Consiglio parliamo di un voto deliberato che sarà oggetto di discussione. Ma mo si sta lì parlando. Devo integrare l'atto con questo, scusa, prima di cosa devo dare l'integrazione. E poi lo fa. Ma sono due atti totalmente diverse. Cioè, quello è un atto di natura, quello là è un atto di natura tecnico, calato da realtà, che comunque ci siamo visti, eravamo circa 100 sindaci e l'abbiamo condiviso un percorso e ci è stato preparato tecnicamente. Questo è un atto di natura politica dove comunque dice come si dice, ci fa una proposta di un atto politico che è quello che ho presentato. Ma io questo è un emendamento a quell'atto, prima di votare l'atto da interesse, devo dare l'emendamento, prima di votare l'atto sono due ordini del giorno diversi. No, io cerco di integrare quindi questo ordine del giorno con altri proposte. Deve essere votato prima l'emendamento e poi tutto il corso del voto, e così, come no? E scusa, tu approvi il documento e poi dopo approvi l'emendamento di questo. È una proposta di emendamento. È una proposta di emendamento. Capisco, ma perché non lo. Cioè io non lo so. Le sto dicendo. Cioè rispetto. Questo è un emendamento al corpo della decisione. Che già ho detto prima, siamo io consigliere Schiavo che l'abbiamo firmato. Io già l'ho detto prima, l'ho detto, se volete lo rileggo, è una proposta di emendamento di integrazione a quella. Deve essere votata prima la proposta di integrazione e poi il corpo della decisione. Quindi dopo la discussione lei non si è ritenuto di mettersi d'accordo con lo stesso deliberato e quindi vuole fare questo emendamento? No, perché io l'ho proposto, ma non l'hanno preso in considerazione in maniera ufficiosa fuori dal Consiglio Comunale. Durante il Consiglio Comunale
poiché non è stato preso in considerazione durante la sospensione, è stato preso in considerazione dove è stato volutamente, io comunque, io adesso siamo come due consiglieri comunali, pure se non c'è tutto il consiglio comunale, vogliamo proporre questa declarazione nella deliberazione. Ho capito quello che volevo dire. Io volevo esaltare il consigliere della ragione, visto che la problematica della ragione giusta, oppure così scherzosamente, ma anche per drammatizzare, che di fatti ci sta un problema che incombe, voglio dire, domani mattina, insomma, non è un problema che ce lo possiamo ancora giocare, diciamo la verità. Allora ti chiedo che è condivisibile, sono condivisibili le cose che ha detto il consigliere della regione. Abbiamo il consiglio comunale aperto, la giornata di venerdì ci vediamo e approviamo, come dire, a modificare le cose che ho detto, che con le opportune, voglio dire, modifiche su tutti quanti vogliamo dare una parte, diciamo, una nostra politica, e diventa qualcosa che abbiamo qui. Però nel frattempo diamo l'opportunità, anzi, se questa linea può avere qualche effetto, lo speriamo tutti quanti, per una situazione, una tragedia, scusi signora, che sta in atto, che si sta consumando, sappiamo che comunque un reato è stato commesso, però di fronte ad una situazione generale, voglio dire, io vedo il senso non tanto di responsabilità, ma di capire che quella, le cose che prendi, che condivido, a parte alcune modifiche che andremo a chiedere, di farlo come atto politico successivo, che veramente ci sia una repressione, che ci sia, dire, andiamo a vedere dove, chi ha sbagliato, non da parte, io dico sempre chi è stato in mandato, per essere chiaro, però proviamo stasera qualche cosa che permette di iniziare un procedimento. Io non voglio parlare di ciò, il discorso proprio tranquillo, senza, diciamo, escludere le cose e con le giuste considerazioni che andiamo a fare sul tuo documento, e dico già da venerdì è possibile fare una cosa. Ma oggi si è discusso fino a ora, perché non trattarle? Perché non lo vogliono fare, ecco. Sì, vi invito veramente a riflettere sulla diciamo, validità di un documento che è condiviso, se ho capito bene, da altri sindaci, e questo lo rende più forte, insomma, rafforzativo quello che noi facciamo, approvando il documento così come è enunciato. Ma invece con integrazioni che lo pongono in posizione di singolarità rispetto a quello che altri, tante altre amministrazioni hanno proposto, rischia di perdere di efficacia. Quindi se vogliamo fare qualcosa di buono con questa nostra azione politica di solidarietà questa sera, non dobbiamo disperderci, caro Giossi, non so se ne sta ascoltando. Chiedo scusa, no. Perché stiamo ragionando tutti nella direzione, diciamo, di voler dare una mano alla nostra cittadinanza. Caro Giorgio, volevo dire, questa singolarità che tu proponi di attuare ci rende deboli. Cioè, è più forte un documento condiviso con tanti altri sindaci, è snello, è semplice, è approvabile. Quello che tu vuoi fare, si può fare un altro piano di discussione che possiamo tranquillamente discutere anche nelle prossime ore, insomma, con un altro documento che non va a indebolire quello che stiamo facendo questa sera. Quindi riflettiamo bene su questo. Non capisci? Senta, metti la votazione. Secondo me, se non si rivede, non è che non si rivede, se 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 non si rivede,
a mio avviso abbiamo fortissima credibilità, perché facciamo capire che c'è una netta discontinuità rispetto al passato. Se invece non lo facciamo, io devo che tutti i documenti che mi andiamo a fare non sono altro che carta straccia, perché non c'è né dinanzi alla procura né dinanzi al governo quella presa di coscienza che di quella che è stata la problematica, e quindi non c'è la volontà, non ci sarà la volontà soprattutto da parte della procura di voler prendere atti utili per poter realmente prendere in considerazione il comune di Bacoli così come gli altri comuni. Approviamolo noi questo documento e inviamolo a tutti i comuni della regione Campania e diciamo a integrazione di quello lì a nostra figlia. Vogliamo fare anche vogliamo fare un percorso di questo tipo. La prima cosa è condividere un documento di questo tipo con gli altri comuni. Se tu lo approvi di me poi glielo dai, non l'hai fatto un percorso no, di condivisione. Sì, però questo che voglio dire? No, no, però come comune di documento che noi votiamo oggi, che abbiamo presentato stasera, è un documento che nasce da una condivisione politica con vertici provinciali, regionali, nazionali, di un documento politico che è stato votato in tutti i consigli comunali. Se dobbiamo fare un percorso su questo documento, prendiamo in esame col consiglio comunale. Col consiglio comunale permanente, valutiamolo, lo valutiamo e lo mandiamo anche agli altri comuni, lo poniamo alla discussione del tavolo che comunque si fa normalmente ogni settimana, lo facciamo vedere ed eventualmente lo votiamo tutti quanti i comuni, come abbiamo fatto questa delibera qua. Visto che c'è comunque da parte sua anche la volontà di poter discutere, quindi prendere in considerazione questo documento, portarlo. Quindi in gran parte ritengo che se lo vuole portare ad esaminare anche gli altri sindaci come lei, penso che lo possa anche condividere. Quindi noi portiamolo ai sindaci degli altri comuni e diciamo guardate che secondo noi se noi prendiamo coscienza di queste problematiche e tutti insieme diamo dimostrazione di discontinuità netta verso il passato, veramente non solo il governo centrale ma anche la procura potrà essere attenta a quelle che sono le nostre dimostrazioni. Secondo me se diamo un documento del genere noi non facciamo altro, ci procura, andiamo a piangere, a mettere ma il documento che inviamo lo inviamo in seguito pure con un atto deliberativo approvato all'unanimità di quel atto di indirizzo che ho proposto io, che dà più forza e più credibilità della città di Paolo nei confronti della procura generale. L'atto di indirizzo di cui lei parla, che ha detto a voce il futuro, l'abbiamo scritto. Allora c'è un altro atto che non ne trovate. Quindi visto che è la voce, se c'è un altro sito che possiamo votare, vorrei leggerlo, perché se dice le stesse cose che dice è un altro atto. Allora il documento presentato stasera è un documento che viene votato così com'è. Il sindaco propone un altro atto, un altro ordine del giorno deliberativo del consiglio e una nuova delibera. Sono due atti distinti. Uno è quello che comunque sarà approvato in tutti gli altri comuni. In più, il comune di Bacoli propone un nuovo atto, cioè quello di differimento proprio nelle mani di quello che siamo detti. Ora lo leggo in modo che comunque lo sentiamo in modo diverso.